Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio semplicemente un mini vlog e vi sto per fare colazione. La mia faccia parla da sé, non ho dormito poco e niente, infatti ho delle occhiaie che sono spaventose, però vabbè, infatti sentite la mia voce perché sono proprio appena svegliata. Dall'ultimo rimasuglio di pisolino che ho fatto stanotte e sto per fare colazione e poi dopo ci prepariamo perché anche se ahimè siamo in quarantena ho deciso comunque di vestirmi e di truccarmi, magari neanche tanto, non sempre mi trucco tanto, però ogni tanto sì. Perché non sono una di quelle persone che ama stare in pigiama in casa. Un tempo adoravo stare in pigiama in casa, cioè una volta stavo sempre in pigiama, però ultimamente proprio non riesco, devo proprio vestirmi. È quasi. Se rimango struccata, ogni tanto lo faccio, però sono sempre vestita perché in pigiama non ci riesco proprio a stare, quindi. La mia colazione di oggi è molto semplice, dato che parecchio tardi ormai perché sono le 10:30 passate e quindi faccio una colazione velocissima. Faccio semplicemente uno yogurt, questo della Valsoia, è quello che vi avevo fatto vedere anche nel video spesa alla nocciola. Buonanotte, Deborah. E poi mi faccio semplicemente un caffè perché devo ripigliarmi, ecco tutto. E poi vi voglio far vedere come ho sistemato le candeline che ho comprato nel video haul che vi ho lasciato lunedì sul canale. Quindi voglio farvi vedere un po' come ho sistemato, se secondo voi può essere una cosa carina o non sono molto carine lì dove le ho messe. E niente, ora faccio colazione e poi dopo vi faccio vedere un po' il mio trucco giornaliero. So che non vi ho messo nella posizione migliore, cioè oddio, questa è la posizione migliore che ho trovato finora, però mi taglia un pochino, però più alta di così non riesco a metterla. Quindi speriamo che riusciamo a vedere un po' qualcosa. Comincio a truccarmi. Io prima di vestirmi mi trucco perché sono sempre molto imbranata. Come avete visto prima, mentre mi lavavo i denti, avevo tipo mezzo dentifricio sulla mano. E se fossi stata vestita sarebbe finito tutto sui miei vestiti, quindi io faccio prima tutto lo sporcaggio prima col pigiama e poi dopo mi vesto perché se no sono veramente 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 molto 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 imbranata. Per prima cosa metto la crema, io sto mettendo questa, la solita perché è l'unica che ho da giorno, che non sia molto pesante, devo comprarla appena posso, la compro. Infatti ne metto veramente pochissima. E facciamo un trucco velocissimo, giusto. Vediamolo mentre mi preparo perché non so bene come truccarmi, cosa fare. Per prima cosa ovviamente però mi faccio la base, quindi io adesso mi metto il fondotinta, metto questo qui di Revlon, ok? Questo è il Color Stay 110, ok? E lo applico con la spugnettina di Real Techniques. Correttore, dopo aver messo il fondotinta
Metto il correttore e ultimamente sto usando questo qua di Primark. È l'unico prodotto di make-up di Primark che ho, che è il liquid concealer. E non mi sto trovando male. Uso questo per tutto, per tutte le mie imperfezioni. Anche sul naso. Sembra una befana. E questo però lo stendo con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Perché se uso la spugnetta, in realtà si assorbe tutto il correttore e dove mi serve, tipo qua sotto, che veramente si vedono che ho i brufoletti, le macchioline. Non li coprirebbe, ma si porterebbe via il prodotto. Cipria, ho questa qua, la Fit Me. L'ho ricomprata più volte, non mi trovo male. Mettiamo il primer, perché oggi metto l'ombretto, quindi metto un po' di primer, non ne metto tantissimo. In realtà io metto questa nocciolina, la spalmo in due dita, poi dopo lo stendo sui vari occhi, sui vari, no 100.000, sugli occhi. Ok? Prima di mettere l'ombretto facciamo le sopracciglia. Ultimamente le sopracciglia le sto facendo con questo mascara della Wycon, No More Treats, che ha anche il... lo scovolino per le sopracciglia. Ora lo faccio, metto questo come così all'inizio, lo stendo così alla bene meglio, cioè non alla bene meglio, lo metto abbastanza bene, poi dopo lo sistemiamo. Ovviamente oggi che registro sembra che mi sono tirata un pulo negli occhi, però vabbè. Lo cerco di sfumare un pochino così. Ma poi si asciuga, diventa un po' meglio. Spero. Come palette oggi uso queste, che sono un set natalizio di Too Faced di 2 anni fa, e uso gli ombretti, poi vediamo quali usare, ma penso più intorno a questo, questo chiaro, questi chiari comunque. No, forse era questo, non quello. Vediamo. La base si è asciugata, però metto comunque uno strato di ombretto bianco. E niente, mi dispiace, non mi sono potuta far vedere che mi truccavo perché ero al telefono. Quindi vi faccio vedere il trucco finito. Ve lo farò rivedere un'altra volta, sinceramente, mi spiace veramente. Vi faccio vedere il trucco. Ho messo, praticamente, ho messo questo qui. Aspettate che vi riappoggio. Ho messo questo. Qui insieme, per fare la sfumatura, ho messo questo insieme a questo e a quest'altro. Semplicemente, poi dopo nella parte bianca ho messo questo bianco e questo pannino per non farlo troppo bianco. E sotto ho messo semplicemente questo. Il mascara che ho messo è la mini taglia del Better Than Sex. E per fare le guance ho messo invece, scusate qui mi sta crollando tutto, ho messo questa palettina qua, sempre di un kit natalizio di Too Faced, di quello di quest'anno, questo invece. E qui ho messo sia, ho fatto un miscuglio tra il blush e la terra e mi è uscito questo colorino un po' bruciacchiato, un bel terra bruciato, che trovo che mi dia un po' di colore, e non mi faccio sembrare troppo bianca come in realtà sono.
Ora mi vesto, il rossetto non lo metto perché probabilmente oggi devo andare a fare la spesa e quindi non dovrei mettere la mascherina. Quindi non metto il rossetto perché tanto sarebbe inutile, perché sporcherei soltanto la mascherina e non si vedrebbe, quindi non lo metto. Ora mi vado a vestire e poi dopo mi sistemo anche i capelli perché sono veramente un obbrobrio. Ok, il mio outfit è semplicemente questo, molto semplice, un paio di jeans. Un paio di jeans, questi sono di H&M. Un paio di calzini neri. E questo maglioncino, scusate, questo maglioncino è molto leggero. Cioè, veramente, veramente semplice. Ora mi sistemo i capelli. Però potrei anche metterlo dentro il maglioncino, non saprei, eh. Magari non così, ma proprio dentro dentro, però adesso vediamo. Comunque per adesso che sono in casa me lo tengo fuori così sono bella comoda. E questo l'ho preso da Primark, invece è uno dei maglioncini che ho preso da Primark. Ora attacco la piastra. Mi dispiace veramente non avervi fatto vedere il video, cioè il trucco, però sono a corto coi tempi che devo andare giù a preparare il pranzo, che vi faccio vedere che faccio le lasagne. Però ho avuto un contrattempo e quindi non sono riuscita a riprendermi mentre mi truccavo, però spero che comunque il trucco vi piaccia, ve lo faccio vedere in un altro momento, casomai. Uso questa di panna, no, besciamella. Uso questa perché io non riesco con l'alta digeribilità, non lo riesco a mangiare, però con la besciamella senza lattosio sì, quindi non lo so, questa non mi dà problemi. Poi vediamo se riesco a non rovesciarla, che l'ho già aperta. Poi ho il ragù che ho fatto io. Le lasagne sono queste, sottilette e mozzarella. Sì, è un pochino carica, ma magari metto una delle due o un pochino di tutte e due. Thank you.
La luce vai via. Dovrei accendere la luce. Ok, facciamo un altro strato. Facciamo un altro insieme, poi finisco la storia e vi faccio vedere finita. E ci vediamo a posto al forno ultimato e la mettiamo in forno insieme. Sto mettendo il grana. Così fa una bella crosticina sopra. Ok, ora lo inforniamo. Passato tantissimo tempo da quando ho registrato, e però volevo farvi vedere il trucco, è ancora qui, quindi è perfetto. Volevo farvi vedere come ho sistemato alla fine le candele che ho comprato in questi giorni. Quindi vi faccio vedere queste e ditemi se secondo voi può essere una bella idea. Ok, ho messo queste due verdi vicine. In mezzo ci ho messo una piantina, poi queste due rose insieme e le ho messe sopra al piano cottura e ho messo lì sopra queste. Secondo voi com'è più o meno carina come cosa? A me non mi dispiace, cioè, sembra carina. Vorrei comprare più piante finte, però momentaneamente ovviamente non si può, quindi va bene così. Poi l'altra l'ho messa qui. Ho messo questa candela a rosa che si accende, poi ho messo qui una pianta, qui si vede il mio ragazzo, ma va bene. Poi ho messo questa qua, la vaniglia, e in fondo qui in basso ho messo questa, dai Yankee Candle di fianco al Lego di Friends. Oggi poi siamo andati a fare la spesa, oggi pomeriggio. È stato un po' un delirio in realtà perché code, però era da fare. Infatti abbiamo fatto una super spesa che non abbiamo mai fatto così tanto per cercare di stare a casa. Andare a fare la spesa il meno possibile, almeno possiamo, ci può durare un paio di settimane, anche tre. E speriamo bene. Adesso vi faccio vedere il frigo perché non abbiamo mai avuto così pieno, però... Non era veramente tanta la spesa e farci un video spesa sarebbe stato infinito e molto noioso, molto probabilmente, quindi ho deciso di non farlo. E se in questi giorni registro qualcosa ve lo faccio vedere, qualche ricettina inteso. Vi faccio vedere il frigo che speriamo che duri per un po', ve lo faccio vedere subito. Cioè, guardate il nostro frigo, non abbiamo mai avuto un frigo così pieno. A proposito, vi faccio vedere la lasagna, come è venuta, perché una fetta che è avanzata alla fine non è super alta, ma è carina. Carina, vabbè, era buona. Quindi, approvata. Vorrei fare la ricetta di questi. Vediamo se riesco a riprendermi di questi biscotti qua dietro. Magari domani la facciamo insieme o dopo domani, ormai abbiamo tempo per farli. E niente, io vi saluto. Oggi è stato un vlog veramente corto, però spero che vi sia piaciuto lo stesso. E noi ci vediamo nel prossimo video. Se vi va, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un prossimo video, spero al più presto. Fatemi sapere voi cosa fate di bello in questo, di bello, oddio, cosa
cosa fate per passare questo periodo che dobbiamo stare chiusi in casa e vediamo. In qualche modo ci dobbiamo pure arrangiare.